Lui è Giovanni, Giovannetti, viene da Pavia. Nell'ultimo mese, diciamo, ha ricevuto due intimidazioni di pesantezza crescente. E così, a partire da questo, quindi da una cosa che ci sembra a volte lontana, ma in questo caso molto vicina, andiamo a vedere che cosa possa voler dire oggi coraggio, senza passare per forza per grandi cose eclatanti ed eroiche, ma per cose che abbiamo sotto casa. La notte tra il 30 e il 31 dicembre i gnoti hanno dato fuoco a casa mia. Qualche giorno prima qualcuno era entrato in casa e a mo' di avvertimento è stato bene di aprire tutti i cassetti in buon ordine, come dice mio figlio, il ladro gentiluomo, li ha aperti tutti, no, senza rubare nulla, si è mangiato. Una settimana dopo mi hanno dato fuoco a casa. Qualche giorno prima un consigliere comunale che insieme a me lavora sul tema della criminalità urbanistica ha avuto l'auto incendiata. Ancora nel novembre l'avvocato che ci assiste ha avuto la porta dello studio segnata da due croci a morto e roba del genere. Da anni andiamo segnalando questioni che riguardano la nostra città in termini di criminalità organizzata di tipo mafioso o, dico più semplicemente per capirci, affaristico, questo piccolo gruppo di persone che hanno fatto una scelta etica. Questo futuro migliore per la città, guarda caso, passa attraverso la messa in scatto di un sistema. Abbiamo impedito affari illeciti per un ammontare pari a 250 milioni di euro. Il dato è della procura. Intanto a me pare normale prendere una posizione così. È anormale non prenderla, per quanto rischiosa possa essere. Il girarsi dall'altra parte non fa per noi, per dire, insomma, ecco, ma dietro ci sta un'idea, come ho detto, di città da ridisegnare, una città che da industriale c'erano 16.000 operai e quindi una vocazione produttiva, si ritrova città delle vendite parassitarie, con una borghesia farlocca e affarista, con un'università colonizzata da una massoneria che guarda e tace, con una massoneria deviata che sta dietro anche certi affari e, scusatemi, so dove sono, con tutto il rispetto, il principale proprietario immobiliare della città è la Puglia. Con tutto il rispetto per un signor giudice, che immagino voi conoscerete come figura di spicco di Pax Christi. Monsignor giudice è una persona che merita tutta la stima del mondo quando parla al mondo, quando parla a Roma, o che a me piacerebbe altrettanto sensibile a questioni che riguardano la comunità di cui lui è pastore. In combinazione, ho anche detto che poi la questione, ad esempio, dei diritti umani, paradossalmente si sovrappone molto alla questione dell'affarismo. Tante volte le persone vengono usate per legittimare speculazioni immobiliari. È capitato a Pavia, in un'area dismessa, una vecchia fabbrica cittadina, che era diventata la precaria dimora di un certo numero di rom rumeni. Fatto sta che nel giro di poco tempo, sto parlando dell'anno 2005, non si capisce per quale motivo si viene a creare nuovamente una sorta di extraterritorialità. Con un sindaco che addirittura impedisce agli assistenti sociali di entrare in quell'area, con un vice sindaco che dice Roma non esistono, diceva anche la mafia non esiste. Pavia è una delle città più toccate dall'inchiesta indagine infinita della Guardia Civica, lo sapremo 4 anni dopo. Il sindaco di Pavia a un certo punto è rivolto, il sindaco di Pavia fa dirigere
A un certo punto lo sentiamo dire, ecco, nessuno di quei bambini sarà mai avviato al sistema, sarà mai introdotto nel sistema scolastico, perché fare questo passo significherebbe un radicamento delle famiglie sul territorio. Rendete conto? Stiamo parlando di cosa? C'è un diritto costituzionale e ben oltre, no? dei minori alla scuola. C'era un motivo per cui le istituzioni si sono defilate al centro. Si voleva rendere tutto il rapporto col quartiere per legittimare l'abbattimento dell'asilo, che era una fabbrica storica della città. Quindi, l'obiettivo, lo scopo, usiamolo per far incazzare la gente e legittimare l'abbattimento della fabbrica nell'interesse di un privato che lì ci voleva fare un supermercato. Se vogliamo, questo l'affondo in una realtà locale che consente un attimo di avere ben chiaro uno scenario che non è ovviamente solo locale. Dove sta la politica? Quando sostanzialmente noi abbiamo persone che forti, molto forti economicamente, sono in grado, sono capaci di condizionare le campagne elettorali, funziona così questo paese. E dico, fino a quando si fingeva che tutto andasse bene, madama la marchesa, il problema forse era per certi versi contenibile, anche le operazioni truffantine, no? Ecco. Quando invece si comincia a parlare di crisi, bene, questa cosa qui assume un significato assolutamente di rilievo. Green Card, sempre il vecchio piano regolatore, dare la benedetta a residenze per studenti, che si sono inventati? Se la sono inventata così. Hanno costruito la cosa come se fossero residenze per studenti, se la comprano, se la cantano, come sempre, pensando di farla pratica, si intende, è stato poi mettere tutto in vendita sui libri mercati. Questa cosa l'hanno fatta in campus, Puntaresti che era stato sequestrato in campus. Vedremo nelle prossime settimane o mesi fino a dove arriveremo. Ma Green Campus è interessante anche per capire una certa dinamica. Prima parlavo di, a parte la colonizzazione mafiosa, Pavia è una città colonizzata dalle mafie. Green Campus, una società che si chiama Arco, compra quei terreni per 1.800.000 euro e 13 mesi dopo li rivende alla società Green Campus per 6 milioni, gli stessi terreni, per 6 milioni e 300.000 euro, plus valenza 4 milioni e 450.000 euro. Provate a pensare nei termini di un salario operaio, quanti salari operai sono, no? Ebbene, c'è chi nel giro di un battito d'ali fa operazioni precedenti. Come si spiega il fatto che tu compri 1.800.000 e rivendi a 6 milioni? Scopriamo che in mezzo ci sono due certificazioni false, no? Che vanno a coprire l'illecito di cui vi dicevo. Residenze universitarie che in realtà vengono poi vendute sul libero mercato. Per capirci, sono le stesse persone che hanno gestito la costruzione delle 19 New Town di L'Aquila, perciò dicevo, perché i sindaci sono stati messi da parte, sono arrivate tutte cannellate della protezione civile e hanno gestito i fondi statali in totale autonomia, senza nessuna possibilità di controllo, diciamo, popolare. Si sono fatti cavolacci loro subito. Morale, le 19 New Town sono andate veramente a costare il preventivo 570 milioni, no? Alla fine sono costate
809 milioni di euro. Da che ci occupiamo di queste cose? Un gruppo di 3-4 persone che hanno pensato che hanno una massa. Ecco, da che ci siamo noi a occuparci di queste cose qui? La vita è stata resa molto difficile a queste persone. Sono partite dalle indagini e poi introduco l'argomento, ma la polizia indaga come andavo prima. Allora la polizia prima non indagava. Poi c'è stato il 13 luglio 2010, data che fa la spartita. Quella mattina in Italia, operazione crimine, operazione infinito, scattano 304, una notte. È la più grande operazione antimafia della storia di questo paese. Va bene? Molto colpita Pavia, perché viene arrestato il direttore sanitario dell'ARE, concorso esterno, viene arrestato un avvocato tribunalista accusato di essere il reggente dell'andrangheta in Lombardia, di essere stato il reggente dell'andrangheta in Lombardia, e non arrestato altre persone, ma la Procura Pavia, il Tribunale di Pavia, sa di questa operazione 2 ore prima. Si fidavano davvero al DDA, si fidava veramente tanto il Tribunale di Pavia. Significa a un certo punto leggere le carte, metterle in ordine e capire dove stanno i vincoli. Ma non sempre è così facile cogliere il punto. No? Fortunatamente ci avvaliamo di un avvocato, un grande esperto in diritto amministrativo e membro della locale sezione di Italia Nostra. Beh, questa persona a cui tutti dobbiamo molto è poi il vero figlio della situazione. Quello che è una persona molto anziana, ma che ha deciso di spendersi e come per una giusta causa. Tenete presente che io mi occupo della comunicazione di questo gruppo, sono quello che scrivo sui giornali, un blog, dove porta la sistematica deroga alle regole. E mi riferisco anche a un fatto di democrazia, a che fare molto con la democrazia. La sistematica deroga alle regole significa inquinare il tessuto democratico, la coesione civile, di una comunità, anche di uno Stato. Il problema è sempre il solito. Quando tu hai a che fare con una realtà di questo tipo, un conto è portare le coperte per l'inverno, portare il cibo, eccetera. Altro conto è garantire i diritti fondamentali. Ne accennavo prima, scuola, salute. Il duro lavoro che abbiamo fatto dietro è stato quello appunto di spiegare a queste persone quali erano i loro diritti. No? Un lavoro durissimo che è stato al tempo stesso molto affaticato. Parlo con un notaio, se vi dico, ma spieghiamo un attimo, abbiamo 70 canoniche dismesse in tutta la provincia, ma se noi affidassimo ad ogni famiglia che sta lì, no? Una canonica, questi te la tengono anche pulita, probabilmente, no? Non se ne poteva parlare, perché la fiera opposizione della parola, no? Perciò parla di un signore giudice, perché mi rendo conto che razza di situazione si ritrova nel carcere. Morale è lui che dobbiamo comunque una parziale soluzione. Io avevo fatto un accordo, io ero diventato rappresentante sindacale dei Rom. Avevo avuto garanzie dalla prefettura che non ci sarebbe stato, nessuno avrebbe dormito all'aperto. Ho avuto garanzie dalla questura che lo sgombero si sarebbe svolto in modo civile, ho preteso che i poliziotti non venissero lì in tenuta antisommossa, così
insomma, col basso, no? E in modi civili, signora, prendo uno stereotipo, le grandi, tutto il sistema, eccetera. Siccome il prefetto aveva dato la sua parola che entro 3 mesi le famiglie albergate lì se ne sarebbero dovute andare, e siccome nel frattempo noi ci eravamo attivati per trovare una degna sistemazione a tutti, ne restavano 15 e questi 15 me li sono portati a casa mia. Io per 4 anni ho avuto in casa 15, una famiglia allargata di 15 rom. È stata un'esperienza dura, durissima. Gli unici che mi hanno dato una mano sono i ragazzi della comunità di Sant'Egidio che facevano la scuola per la pace di Venezia. Andreina ha incominciato a insegnare a leggere, sulla sua mano. Questo è un libro che ho fatto insieme a uno scrittore italiano, Antonio Moresco, al quale ho proposto, dopo lo sgombero della SNIA, di venire con me in Romania alle fonti di questo, diciamo, dolore. Beh, guardate, l'abbiamo incontrato in Romania. Vedete questa? È in grano. Questa è una buca scavata nella terra. Qui siamo in Steaua, zona Danubiana. La gente vive in buche scavate. Ditemi voi che, cioè, parliamo di globalizzazione. La globalizzazione se la possono permettere quelli che possono uccidere posti del genere. Qui non puoi nemmeno scappare. Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. È un testo bellissimo. Tu mi senti anche l'anno in cui Benedetto XVI viene per me. Vado dalla Monsignor 12, intervisto, e dico, cosa ne prende il Papa Mobile che prende la signora e la rompia il gatto, rombo di vino, no? Poi mi sorprende, uno che dice queste cose secondo me l'ha fatto, se solo gli avessero proposto. Che messaggio al mondo dai? O avresti dato, no? Ecco, questa per me è stata una grandissima occasione mancata. Secondo me tutto questo non ce lo saremmo risparmiati, non solo a Pavia, non solo in Italia, non solo in Europa. Chi è credente deve fare anche i conti con queste cose. Un po' di intransigenza, un po' di coraggio e un po' di capacità anche di arriva un momento in cui ti poni delle domande rispetto agli altri, però la risposta vera è per la mia. Però fare quello che abbiamo fatto, che ho fatto io, che hanno fatto anche insieme a poche altre persone, no? A me sembra la cosa più normale in assoluto, capisci? Cioè non ci trovo niente di straordinario. Dico, cioè, potrei anche rivendicare il dettato evangelico, no? Non dobbiamo avere paura, il tema della paura, la paura dell'ingresso, la paura dello straniero, no? Ma in quegli anni in particolare, davvero, è stato alterato il senso comune, il modo con cui le persone percepivano il fenomeno. Cioè, quindi noi dovevamo avere quella paura lì, ce lo diceva la politica, che nel frattempo ci nascondeva una delle peggiori crisi con cui ci siamo dovuti misurare da decenni a questa parte. Se posso fare una cosa la faccio, se non posso non la faccio, ma se posso farla la faccio davvero. Cosa ci vuole oggi per avere coraggio? Umiliazione.
capacità di indignarsi, direi. Capacità di essere intolleranti nei confronti degli intolleranti, non lo so, ma io sono molto aggressivo, scusate, perché cioè, a me mi hanno bruciato casa, ma pensavo di spaventarmi, invece mi è stata incazzata, no? Mi sono organizzato, ho preso questi libri bruciati, ho riempito la città, le vetrine della città con i libri bruciati, no? Ok, sto cercando di far passare un altro tema. Cosa succede in una comunità quando si comincia a non rispettare quelle regole? Da minoranza si può diventare maggioranza. Il giorno della vita mia ho chiesto a tutti quelli che mi hanno dato solidarietà, 300 persone, di venire lì da me a risistemare casa. Mi sono arrivati 100, non so proprio dove mettermi. No? E l'abbiamo sistemata casa, l'abbiamo... Cioè, un lavoro mirabile, è stata un'esperienza anche umana forte.